Ci sono ammalati che non hanno diritto alla salute, come invece è affermato dalla Costituzione, perché hanno delle malattie antieconomiche. Sono le malattie rare che avvengono in poche persone, sono 7.000, riguardano milioni di persone tutte insieme, ma essendo poche persone per ogni malattia, purtroppo la situazione è che nessuno si interessa. In realtà queste malattie sono interessanti anche per tutti noi perché rappresentano casi estremi che permettono poi di affrontare anche i problemi delle malattie più comuni. Per esempio, l'emofilia ci ha permesso di conoscere meglio come avviene la coagulazione del sangue, che è importante per tutte le malattie emorragiche e che hanno trombosi. Per fare questo è necessario che ci siano a disposizione mezzi e che ci siano da parte dello Stato, ma da parte anche delle fondazioni, risorse perché dobbiamo soddisfare questi diritti di questi ammalati.